La caccia al tristi successi della Meco Potenza si infrange contro lo scoglio acireale, ma il numero 3, perfetto per antonomasia, è comunque la costante di questo match, finito 3-3. Perfetti però i rossoblù non lo sono, eppure nonostante le pesanti assenze di Noro e Rossa partono alla grande e dopo un palo di De Araujo vivono il magic moment della gara al quinto minuto, quando segnano due volte in 10 secondi. L'1-0 è un capolavoro di Guerini che corregge di tacco una punizione di Cabezolias, l'assist per il 2-0 di Cirenza è invece della Dea Bendata da ringraziare mille volte per il rimpallo che vale il raddoppio. Raggiunto il vantaggio, la Meco arretra, cerca di risparmiare energie e di ripartire. Cavicchio la tiene a galla con belle parate, mentre il palo nega a Cirenza il 3-0. La ragnatela tessuta con pazienza nel primo tempo si sfalda però nella ripresa. Dopo 3 minuti Salomao accorcia le distanze per i siciliani e al quinto un errore di Guerini lascia via libera a Bresciani, che trova il pareggio. La Cireale non si accontenta, una gran giocata di Soares avvia un'azione conclusa dalla ribattuta vincente e fortunata di Rotta, che porta in vantaggio gli ospiti. Il brivido della sconfitta risveglia la Meco, che parte all'assalto e testa più volte la bravura di Latino. Guidata dal suo portiere, la difesa siciliana regge, ma l'espulsione di Bonaventre è un assist troppo goloso per i potentini, che capitalizzano la superiorità numerica temporanea segnando il definitivo 3-3 con De Moraes. L'appuntamento con la vittoria casalinga è rinviato, ma ai rossoblù il punto, l'ottavo in 5 gare, fa comodo. Avevamo pochi uomini da far ruotare, quindi sapevamo che dovevamo durare per tutti i 40 minuti. Secondo tempo, nonostante siamo stati prudenti, siamo crollati, come l'ho detto, dal punto di vista fisico, però alla fine con tanta voglia di fare e con un attaccamento incredibile alla maglia da parte dei ragazzi siamo riusciti ad uscire bene.